20. Viverci da sole. Da principio può essere piacevole l'uomo che ti bacerebbe la mano fino al gomito se andassi subito a letto con lui, oppure l'uomo che ti riduce per non farti violentare a far uso dei muscoli che non adoperi mai. Quest'ultimo tipo è il tuo uomo adesso. Che fai? Continui a frequentarlo, disse mia nonna, che è stata l'unica persona della mia famiglia che ho amato nella mia vita. Sì, nonna, ma io lo amo. Ne sono attratta in maniera insopportabile. Se è vero, allora non puoi esimerti dal metterti con lui, commentò mia nonna, per nulla infastidita dall'essere stata contraddetta. Ma perché? Perché con ogni persona che ci attrae fortemente, nel corso di qualche vita precedente, si sono creati dei legami karmici che hanno reso necessaria quell'attrazione nella gioia o nel dolore. Quando ero giovane, conobbi un uomo che non faceva altro che flettere i bicipiti e mettersi in costume per far vedere il gioco dei muscoli. Era il tipo di uomo che io aborrivo, perché a me era sempre piaciuto l'uomo colto che la sa lunga su tutto. Eppure il culturista mi attraeva per la sua forza animale e infatti mi dette molti momenti di gioia sessuale, oltre che di forti sentimenti. Adesso so che rimandare o non sciogliere le nostre cause interiori che ci attraggono fatalmente verso certe esperienze, spesso dolorose, non fa altro che farcele ritrovare in una vita successiva. Mia nonna aveva avuto una vita molto intensa. Verso i 40 anni fu attratta in un periodo in cui stava spesso in compagnia di uomini molto interessanti, fra cui attori famosi e politici importanti, da chi appunto divenne mio nonno. Un pomeriggio andò ad aprire la porta per ricevere la posta e vide un giovane biondo e vigoroso che le porgeva il pacco. Allora mia nonna non sapeva perché, ma fu subito affascinata da quel giovane, che nel tempo si dimostrò un magnifico compagno, pieno di arguzia e di pazienza, sì, e di fermezza di carattere e di serietà. Per di più mia nonna gli piaceva così com'era, con la sua loquacità eccessiva e tutto. Per questo lei mi dava sempre una prospettiva diversa di ciò che faticavo ad accettare, e questo mi rendeva più serena. Mi spiegava che noi siamo qui per ubbidire ai propri bisogni evolutivi, ma senza dimenticare o prevaricare quelli degli altri. Mia nonna era prossima al trapasso quando le chiesi perché mi ripeteva sempre che bisogna vivere più vite. Mi rispose che questo era necessario, perché non è possibile un totale ampliamento della coscienza in una vita sola. L'essere, mi diceva, ha bisogno di scontrarsi con situazioni diverse, in ambienti diversi e sotto istanze diverse, per superare il periodo evolutivo che noi chiamiamo uomo o donna. Questa mi pareva un'ipotesi davvero amabile, perché mi dava pace. Inoltre, con mia nonna, quando ero più giovane, mi trovavo bene anche a passeggiare senza discorrere. Era un segno sicuro che ci piaceva viverci da sole, un segno sicuro di benessere insieme.